dura da 7-8 minuti con te, 10 minuti. Eh sì, più o meno. O attenzione. Fare, no? Attenzione. Si va lì sulla terza corda. Cosa vuoi fare? Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio ragazzi, no. Attenzione anche a Murphy, però un superplex. Oh mio Dio, un superplex da lì. Oh mio Dio, mamma mia ragazzi. Mamma mia, dopo questo poi Jason non ne ha più per nessuno, penso. Ormai. Mamma mia. Il match è tutto concluso. Deve solo portarlo su ring e schienarlo. Siamo a due, attenzione, Dai Murphy, vediamo cosa fa. Sono curioso. Rientra sul ring. Ma una vittoria così. Ma guarda, sempre Paul Jason. No, sì. Era sì, contro King Mr. Pierre. Ma che sfortuna che ha questo ragazzo. No, però Paul, qui dovresti rialzarti, dai. Siamo a 7? No, 5. Sì, giusto, sì. Non si fa male. Siamo a 6. Sette. No, Paul, non puoi. No, Paul. 8. Siamo a 8, non ci credo, ma non ci credo, Andrea. E Murphy a vincere così. Murphy no, che bastardata. Vabbè, il trombe era distrutto, non può rialzarsi. 10, no. Niente da fare, count out. Deluso. Sì, forse per la fine del match, però il match è stato molto valido tecnicamente. Che succede? Boyotto qui trova il... È il corpo di John Pranzo? Sì, è il general manager a terra. Di Rising Sun, sì, è che lui doveva essere il manager di Andrew Seamark. Ma chi l'avrà aggredito, Andrea? Non lo so, qui forse c'è lo zampino del DNA. Sì, concordo con te. Di The Slacon è stato molto sfortunato, poteva essere in uno dei match principali. Sì, in Money in the Bank invece McMorton l'ha gabbato. Sì, McMorton è rientrante. McMorton insomma da quel match poi non è che abbia fatto vedere poi che molto. Ora vedremo se in questa serata riuscirà a vincere il Money in the Bank almeno. Questo match è un po' un contentino per The Slacon, per farlo comunque partecipare al pay-per-view, si può dire. Sì, comunque sarà un grande atleta, assolutamente. Molta carne al fuoco questa sera con sì. Poi uno sfidante interessante per lui. Sì, Sixa, il guerriero della strega. Alzatevi tutti quanti in piedi, perché il guerriero dell'estremo è qui! Sì, eccolo qui, il nostro Six. Atleta molto in crescita nell'ultimo periodo. Importante vittoria ai danni di David Johnson a WrestleMania. Purtroppo ce l'ho sconfitto il mese scorso, però comunque ha mantenuto un buono standard per... Sì, sicuramente. Un buon rate per sì, sicuramente il lottatore che personalmente piace, però nei momenti decisivi fallisce. Sì. Un po' poco carisma da parte sua al microfono soprattutto, sì. Però. Diciamo che in WF lo vedevo molto bene. Sì. Era al top, no? Lui è stato 4 mesi, quindi Ray Martin che invece supera, arriva ai 4 mesi di regno. Vittoria un po' deludente a partire di Ammazzi. Sicuramente non lo so, dovrebbe vincere il match, stavo chiedendo. Sì. Io guarda, molto interessante. Se dovessi vincere Six non è che mi sarei così dispiaciuto, Sì. Personalmente perché mi sembrano due bravi atleti. Sì, che sono quasi alla pari, forse un po' più forte. Oh, attenzione, bravo qui. Bravissimo Six, incredibile. Andrea, qual è il punto debole di The Dragon in questo match? È molto veloce Six. Ok, sì, mi sembra che tu abbia perfettamente ragione perché Six è più estremo, più agile, mentre The Dragon qui dovrebbe sfruttare la sua maggiore esperienza. Forse anche la maggiore costanza fisica. Sì, però più che costanza. Però forse andrei a proprio la differenza di la qualità, insomma. La tecnica, la qualità stessa nel ring. Sì. E uno può essere più veloce, ma non per questo. E però abbiamo visto come prima Six ha sfruttato la sua velocità. Attenzione, bravo col McBreaker. Six, sì, con l'air sweep si è inviato subito, incredibile. Sì, però. Oh, il throwback! E si sta portando molto in vantaggio qui The Six, sta portando dei punti
davanti al suo avversario. Sì, intanto dalla regia ci è appena stato riferito con Gerson si è parecchio nervoso per quello, per come andare a finire il suo match. Sì, sta andando, si sta facendo benedire una carriera, si può dire, con Gerson. Purtroppo risultati negativi uno dopo l'altro, ci vorrebbe una svolta per questo allenatore. Però Andrea, io la dirigenza, se fossi nella dirigenza, farei qualcosa, perché a WrestleMania perde in quel modo, oggi perde in questo modo. Ma non è colpa della dirigenza, alla fine è... purtroppo non è molto ferrato. Gli avrei fatto fare forse un match nella gabbia magari, no? Sì, vorrebbe, per dare un po' un vantaggio a Paul Jason comunque. Ma non un vantaggio, però penso che lo meriti, cioè alla fine non è che sta lottando molto male, eh? Sì. Io penso un match magari dove non ci sono squalifiche o non ci sono cantati. Attenzione! German Suplex, pregevolissimo da parte di Slagon. Bravissimo questo Slega, è fenomenale. Fenomenale davvero. È stato campione per... per 6 mesi. 6 mesi, se non Mister pare, Sunshine. Slagon. Ah sì. Il campione scende, un scende proprio ai danni di Stephen Andrew. Eh sì. Ora vediamo qui presa la parte di The Slagon. Va all'attacco, una serie di calci dritti al braccio sinistro del suo avversario. Però qui evita il colpo, ma niente da fare, bravo Six a evitare il colpo. Attenzione, prova a ritrovare il vantaggio, ma niente da fare, Slagon riesce a ritorcerglielo contro. Poi dritta ginocchia, dritta al ventre. Attenzione qui Slagon. Bello belli, veramente ben eseguito. Eh sì, davvero uno Slagon che quest'oggi vuole dimostrare di meritare, eh sì, quel posto che non ha ottenuto, insomma. Però insomma, questo è il wrestling, un match ti costa una carriera, eh. Eh sì. O comunque, in questo caso non ti permetti di arrivare a un match così importante come qual è il Money in the Bank Ladder Match. Davvero, davvero, intanto prendevo le calf kick. Match un po'... sottotono. Sì, sotto, molto sottotono. Non sottotono per atleti giganti, ma per atleti come loro sì. Sì, veramente, ci sono poche manovre e poco entusiasmo. Guarda, io mi aspettavo un po' di più da Slagon. Sì, sinceramente anch'io. Perché Six magari pure lui è sottotono di suo, no? Dopo le recenti sconfitte con David Johnson. Dunque, magari non ci possiamo aspettare. Io mi aspettavo di più una ribalta di Slagon dopo la sua libertà, dopo aver sconfitto Alexander. La sorpresa quando Andrea è stato smascherato. Forse è arrivato il momento che la dirigenza faccia qualcosa su Slagon. Sì, bisogna puntare più su questo ragazzo. No, non intendevo proprio un cambiamento radicale del personaggio. Attenzione Andrea qui! Come Dio! Cosa avevamo detto? Tutto il contrario di quanto stavamo dicendo, eh? Sì. Six non faceva niente. Bellissimo qui Six. Sì, però attenzione perché si è fatto male, eh? Eh sì. Beh, qui abbiamo sentito lo sfascio del tavolo vicino a noi. Eh sì, incredibile. Match sta ingranando. Che bello di questi due. Attenzione! Six Explosion! Incredibile! Dal nulla! L'esplosione! E dopo lo schianto! Dopo lo schianto vorrebbe... L'esplosione! Eh sì! Uno! Non basta! Un di due, bravo! Solo due! Slagon ha grande resistenza, lo sappiamo, però dovrebbe chiudere più presto. È troppo un svantaggio qui, deve trovare un po' di continuità nelle sue manovre. Ancora in breaker, cosa che non riesce a fare The Six Breaker, ancora in vantaggio. Eh sì Andrea, beh, però in questo pre-show possiamo notare comunque come gli atleti si stiano dando veramente da fare, eh. Eh sì, ovviamente il più secondo me sottotono è proprio Slagon tra questi quattro che sì, è vero, poi c'è forse anche Bonjason. Guarda caso due veri face, perché Six diciamo face fino a un certo punto, no? Eh sì, è diventato... Se però stiamo parlando, guardate i Slagon. Oh! Enzuri kick! Enzuri kick, fa volare via la testa. Ma prima che gli ha fatto una step kick. E attenzione, back slap, incredibile, batti di Slagon. C'è Kemmer, attenzione! No, niente da fare, bravo Six con suplex. Guarda, Six non mi aspettavo questa manovra in reverse. Nemmeno io. Dimostra come si sia allenato anche fisicamente. Certo, Slagon non è
pesante, sarà 120 kg. Attenzione! Non ti credo! Riesci a schiantarlo! Oh, mamma mia ragazzi, la stella dorata! Tutti a casa! Uno, due, go! Bravo Six, bravo! Il match è stato un po' di toro ora! È un po' tanto! Un po' tanto, attenzione! Montante Six, europeo! Mi sta spaventando Six per il fatto di avere un grande arsenale di manovre. Match veramente di grande qualità. Sì. Oh, attenzione, dropkick! La mossa di Ryan Murphy questa. Eh sì. Però Six mi piace perché ha un, come già detto, attenzione, ecco a giro, Kevin Stegelman, ancora! Roll up, attenzione! Small package, la passa di Stegelman! Uno, due! Solo con tutti e due. Small package! E poi tossa da parte di Six. Qui vorrebbe chiudere il match. Ma sai che c'era di Stegon? Sì, era di Stegon. Sì. Era un attimo confuso. Ora lo ributta qui sul ring con un'altra toss. Vuole volare Six. Oh, vuole splash! Attenzione! Bravo, Stegon, devi dare la manovra. Rialzarsi subito. No, Six è bravo qui, che fa? Armbar. Attenzione, ah, ci sono le corde. Li fanno, ora si fanno sentire. Che fa qui? Attenzione! DDT! Incredibile! In salto da parte di incredibile! Six dal cilindro! E ora potrebbe chiudere con la Six Explosion! No! Non solleva backdrop! Bravissimo Andrea. Qui, sì. Andrea, che match pazzesco! Eh sì, salito molto di tono il match! E questo è solo il pre-show! Ieri mi stavo rivedendo Money in the Bank dell'anno scorso. Ah, quello vinto da FMO. Sì, no, dico Nintendo Purview, no? Ah sì. Quanto è cambiato, mamma mia. C'era un Blade, no? Eh sì, ricordo anche era il match. Dice di... era chi è? Sì, ricordo. Quello era Flegon, se ricordiamo bene. Sì, era Flegon. Era il titolo dello Scramble Match poi, eh. Ricordo l'aveva vinto un po' anche Dante. Era Dante. Non ricordo niente, non mi ricordo nemmeno i partecipanti sinceramente. Erano Dante, forse Vesa, Alexander, Machu e Slegon. Attenzione però qui Sixa. Può andare a chiudere. Megali Cutter! Oh. Bellissima! La manovra peraltro finale di Franco Palmieri! Oh, backflip! Qui vuole volare, vuole chiudere il match. Ovviamente Six Explosion in arrivo. Riesce a schiantare, sì. Mamma mia, Slegon. Non... Se perde Slegon me ne vado. Qui vorrebbe. Me ne vado. Uno, due! Non me ne vado! Rimani qui, dai! Se tu devi di calcio, fatti Slegon, devi dare da Six. È molto a fatica, lo fa molto a fatica questi calci. Molto affaticato, sì. Qui. Attenzione! Ah, non fallisce! Non ci voleva! A differenza di Slegon non fallisce due volte Six. Sì. A differenza all'angolo, hai visto? Rincorsa. Che salita, che ascesa da parte di Six. Sincero, questo match potrebbe ambire a un match per il titolo internazionale, eh. Ah, quindi stasera il match tra Poppy Simark non è per la cintura, dunque. Eh sì, ricordiamo anche entrambi i possessori delle cinture, una internazionale e l'altra TKMIF. Eh sì. Sì, Poppy ovviamente ex superstar da Rogue. Attenzione qui. E sbaglia qui Six. Suplex da parte qui Six di Six ha sbagliato Stegos. Andrea. L'errore di. Non so, ha voluto peccato. Ha pensato troppo, attenzione! DDT Andrea. E qui è finita. La sua DDT, quella che seguiva Emily Cecco. Eh sì. Mi ricordo, ora attenzione. È finita Andrea. Uno, due, attenzione, bravo Slegon, ancora. Sì, però Slegon riesce sempre in questi casi. Attenzione, tre mezzate, l'ha gabbato. Uno, due, e tre. No, bruciato. Uno, due, e tre. No, che credo. Incredibile di Slegon. Cosa fa? Che finale di match, incredibile. Grande match, però. Da parte di Six. Un applauso va a Six, ha reso questo match molto più molto piacevole, sì. Di quello che aveva fatto Slegon. Però guardare qua, anche qui Slegon lo stava gabbando. L'esperienza, Andrea, te l'ho detto. Six è fregato veramente per poco. Mi dispiace perché era forse il suo più bel match degli ultimi 4-5 mesi. Eh sì. Di Six, no? Sì, sì, Slegon è forse il suo più brutto match dell'ultima annata. Ha anche vinto. Beh, ha vinto, però sto parlando di performance. Qui rivediamo ribattata la situazione. Con un salsa e flip pazzesco.
è incredibile. Bravo De Slay con portare a casa una vittoria molto sudata. La WWF punterà ovviamente più su di lui che su Six, su questa, questa è poco ma sicuro. Però dopo la questione di Six io un una chance la darei. Sì. Però certo non ti puoi dare le chance se perdi. Se fai belle performance va bene, ma se perdi no. Quindi. Vabbè, l'importante è intrattenere il pubblico. Eh già, ora è tempo di main show, ragazzi, dello show principale. A tra poco.